minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nel corridoio della clausura per raccontarvi quello che è accaduto, ovvero anche quello che Padre Pio, un giorno esprimendosi in modo forte nei confronti di un suo confratello, disse. C'è Fra Modestino che lo racconta nel suo libro Io, testimone del padre. Lui racconta che negli anni 40 spesso veniva qui a San Giovanni Rotondo, è perché lui era un compaesano e quindi gli raccontava un po' della sua Pietrelcina, ma allo stesso tempo lui spesso lo accompagnava nella sua cella. Racconta Fra Modestino, in quell'epoca la sua cella era la numero 5 e noi ci troviamo proprio accanto alla numero 5 per raccontarvi quello che accadde. Lui racconta che stava per entrare insieme a Padre Pio nella sua cella quando qui davanti Padre Pio si confidò con il suo confratello compaesano. Gli disse: «Guagliù, mi sembra di essere il più grande delinquente». E poi continuò: «Mi pedinano ogni giorno, vado in chiesa e trovo gente. Per i corridoi, qui in clausura, trovo frati e borghesi. Chi vuol chiedere un consiglio, chi vuol sapere del suo avvenire, chi vuole curiosare, mi si buttano addosso. Vogliono vedere le stimmate, mi si buttano direttamente sulle mani perché vogliono baciarle e mi provocano dolori di morte. C'è stato persino chi ha ficcato le sue dita nel mio guanto per esplorare». E qui Fra Modestino, quando lui raccontava questo, gli è venuto subito in mente che un episodio del genere è accaduto proprio al dottor Cardone di Pietrelcina, che è confidato proprio dal dottor Cardone a Fra Modestino, che nel momento in cui gli baciò la mano gli andò a comprimere sia l'indice che il pollice proprio per avere la certezza che ci fosse un buco all'interno della sua mano. E ci fu subito una battuta di Padre Pio dicendo: «Ehi dottore, e tu sei come San Tommaso, a me le ferite fanno veramente male». E dopo quella pausa di silenzio Padre Pio aggiunse a Fra Modestino: «Devi sapere, caro Fra Modestino, che un delinquente in carcere ha la sua ora di libertà, un po' di tempo per passeggiare in giardino, ma a me non danno neanche un minuto di tempo libero. Mi pedinano e mi sorvegliano di giorno e di notte». E qui scrive nel suo libro di testimonianze Fra Modestino, raccontando questo episodio, che Padre Pio aveva proprio ragione.